Case che crollano, fiumi che esondano trascinando via vite e cose, infrastrutture che cedono sotto i piedi dei cittadini. Così è stato per le oltre 40 vittime uccise dal crollo del ponte di Genova, perché così le definisce l'ingegnere Remo Calzona, all'epoca assistente di Morandi, che lavorò a strettissimo contatto con lui durante la costruzione dell'omonimo ponte di Genova. Questa è l'immagine ritratta dall'Italia nel convegno Ricostruiamo il bel paese partendo da Genova, organizzato dall'Università Pegaso in collaborazione con la propria scuola di rigenerazione urbana e ambientale e l'Istituto Nazionale Urbanistica e con la partecipazione dell'Istituto Nazionale Geologi e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Non è il primo incidente grave nella storia d'Italia, ma sicuramente è uno dei più clamorosi e inaspettati, dice il rettore Bianchi, che così commenta la situazione del nostro paese. Partiamo oggi da Genova perché Genova ha rappresentato in qualche modo un momento di svolta. Ha acceso i riflettori sulla situazione, diciamo, di precarietà, di scarsa manutenzione delle nostre infrastrutture. Sicuramente è un problema di mancanza di pianificazione. Ovviamente dove non è possibile, perché c'è già un costruito, ci sono dei centri abitati oramai insomma ben strutturati che non possono ovviamente essere delocalizzati, è necessario cercare di fare degli interventi per la riduzione del rischio. Noi dobbiamo intanto, dal punto di vista della pianificazione, smettere di occupare i suoli che sono pericolosi, riurbanizzare le città con una trama di spazi pubblici che sappiano anche diventare luoghi sicuri. Forse dovremmo cominciare da questa trama pubblica, intanto per poter metterla in sicurezza e poter mettere un cartello che quando succede qualcosa si può correre tutti lì. Può sembrare banale, ma è un inizio. Lavoro difficile e complesso, soprattutto in un paese che da 70 anni preferisce nascondere le macerie sotto il tappeto.